Quindi in sintesi, nonno, vabbè, nonno è rincoglionito. Sì, okay. Poi il figlio è frocissimo, la figlia è un culturista, ma leggermente lesbica. La moglie è una troia. Scusa, 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 sembra la Leopolda, ma senza Renzi. Mazzoli, Mazzoli, sono Leon di Lerbia. Sì. Io divento scemo. Divento. Mazzoli. Ballerino ha fatto un film. Mazzoli. Ballerino ha fatto un film. Come cazzo è stufato, Mazzoli? Madonna, ma questo è lo Zodi 105. Ma tu ti rendi conto? C'ha ragione Leone, ragazzi. Ma poi ha capito che un minimo fa ridere sta cosa. Sì. E da stamattina che vado alle persone e dice è un comico, non succede niente. Ma uno gli ha detto, Leo, me l'hai detto 12 volte. Maestro, stia zitto. Allora, siccome lo conoscono tutti, sì. Leone, veramente, sta facendo una promozione della Madonna al suo film. Lo lasci fare. Grazie, vedrai. Allora, quando lui dice che una roba andrà male, andrà benissimo. Purtroppo ogni volta che lo incontravo io mi diceva, Mazzol, tuo film, Madonna, farai miliardi, guadagnerai miliardi ed è finita la merda. Quindi lascialo fare, che lui dice sempre il contrario di tutto. Vai sereno. Però quando arriverà un giorno, quando verrà un giorno a dirmi Mazzol, Madonna, lo zoo, non lo batte nessuno, arriverà il primo stronzo ubriaco a fare un programma e ci incura gli ascolti. Allora io mi ricordo nel 2002, appena arrivato in questa radio, 15 dicembre 2002, Leone che dice Mazzol. Non vincerai mai. Rilevamento dati d'ascolto, primi in classifica. Programma più ascoltato. Mazzò, non vincerai mai. Ti ricordi quando abbiamo superato Radio DJ? Che bello è stato, eh? Cioè, ti ricordi? Incredibile. Ma vai a far culo, tu non c'eri, coglione. Ma col cuore sì. Ma no, col culo c'eri. Eri un ascoltatore. Che bel momento che è stato. Ma loro imbattibili. Cioè, poi, tra l'altro, 105 aveva meno ascolti di Radio Pupuzza, che è una radio famosissima in Zanzibar. Andava forte Radio Pupuzza. Una volta, no, c'erano grandissimi disgiochi all'interno. Eppure noi con i nostri quarti d'ora, con tutte quelle frequenze di merda rotte, non si sentiva da nessuna parte, l'abbiamo messa in culo a quella radio. Che bello che è stato. Vabbè, ma ragazzi, non viaggiamo troppo indietro nel tempo, fermiamoci a quando anche Alan Caligiuri produceva le scenette per lo Zoo di 105. Ti ricordi quei tempi, vero? Ma pensa che dopo la mia piccola cazziata dell'altro giorno pare che si sia rimesso all'opera e ha realizzato un nuovo bellissimo Zlatan. Prego!